Ciao amici di Creative Labs, ciao amici di Italia Top Games, nuovo unboxing di uno speaker Creative. Oggi parliamo di Metallics Plus o Plus, come preferite voi, a seconda di come vi piace più pronunciarla. Speaker ideale per il tempo bello, finalmente, per la bella stagione che è arrivata. Perché? Perché è uno speaker con una durata della batteria incredibile. Stiamo parlando di una durata che può andare fino a 24 ore, una giornata intera. Quindi se andate fuori e se volete utilizzarlo come speaker Bluetooth, come speaker wireless con il jack, tutto quanto, dopo vedremo tutto, è veramente l'ideale. Poi sul Creative Store in questo momento è anche in offerta, ma anche il prezzo base 49 €99 sicuramente abbordabile per quasi tutti i portafogli. Allora, la confezione è una scatola biodegradabile così e andiamo ad aprirla. Troviamo le classiche istruzioni, è un bigliettino con le varie indicazioni anche per il supporto. Qui troviamo la garanzia. E andiamo a tirare fuori il pezzo forte, la cassa. Allora, qui c'è la plastichina da rimuovere. Questa volta sembra che tutto sia facile, ma non diamo per scontato alcunché. Un po' di colla e viene fuori il parallelepipedo di Creative Metallics Plus. Eccolo qui. Allora, qui davanti c'è il radiatore principale, eccolo, eccolo qui. Qui ci sono due gommini per metterlo a terra dove volete. In questa parte abbiamo i vari controlli, ovvero la presa per la ricarica USB, la classica mini USB USB, e qui il collegamento jack per collegarlo a qualsiasi tipo di fonte, che può essere di qualsiasi genere. E qui sopra abbiamo i pulsanti, l'accensione, il tasto Bluetooth, il tasto play, il tasto meno e il tasto più per il volume. Quindi, come dire, un apparecchio veramente basic, veramente chiaro, semplice, ma dalle dimensioni veramente ridotte, perché stiamo parlando veramente di, guardate la mia mano, è grande poco più della mia mano, io la mano non eccessivamente grande. C'è il tasto di accensione, vediamo se c'è un minimo di carica. Sì, ecco, si accende. E già sentendo come si è Pairing acceso, mode. Waiting for device to connect. ecco, sentite registrando non è la stessa cosa, ma vi assicuro che ascoltandolo così il volume è veramente forte. Comunque faremo un video apposito per mostrarvi il Creative Metallics Plus in azione, cioè ovvero per farvelo ascoltare. Poi vi volevo soltanto mostrare anche che insieme alla cassa c'è anche il cavo jack, eccolo qui, no, cavo jack, scusate, cavo USB, mini USB, USB, perché ovviamente almeno avrete modo di collegarlo ad un PC o anche a un alimentatore di un cellulare per collegarlo. Questo è, diciamo, il doppio della lunghezza, diciamo, su via, può essere sufficiente per una carica. Bene, spegniamo Creative Metallics Plus. Quindi ve lo abbiamo mostrato nella sua veramente estrema semplicità, una cassa semplice da utilizzare con un cellulare, con un tablet, comunque lo vorrete, con un bel radiatore perché è piuttosto ampio, praticamente prende tutta la cassa, e con un design semplice ma veramente performante e ergonomico, e con la solita qualità Creative che assolutamente non manca neppure in Creative Metallics Plus. A presto, a prestissimo per un nuovo video in cui lo ascolteremo. Ciao!